Ragazzi, scusate, non trovavo l'entrata! Buonasera a tutti quanti! Eccoci, ce l'abbiamo, Madonna. Eccoci. Sei contento? Quanta roba hanno lasciato qua? Un centro sociale l'hanno fatto diventare. Sai che queste sono nuove, mi sa. Ah, che. Ma sono nuove? Quelle sono nuove, sì, tutta roba tua. Allora, tutta roba tua. Ciao Anto, come stai? Tutto benissimo. Bene? Benissimo, bello, sono eh? Un po' agitato. Bellissimo. Io, è una vita che aspetto questo momento. Tiro fuori già i biscottini, così sì. Poi ce li mangiamo. Senti, posso fare un piccolo fuori programma? Tu devi fare quello che vuoi. Mi posso guardare in camera se esco bene? Perché ci tengo. Sì, come facciamo a farti? Così, come facciamo? Ti sciolgo. Lo fai? E poi. Ma posso chiedere un Si sente? Sì. Ok. Chris Nova, mentre parlava avete visto. Solo un secondo, se si possono accendere le luci, così io guardo il mio pubblico bellissimo e poi possiamo parlare. Vai. Allora, io ho portato degli appunti. Va benissimo. Sai cosa? Non vedevo l'ora di questa intervista. Io, la cosa che ho apprezzato di più è che ho percepito la tua volontà di andare in profondità. L'ho percepita. E sono contento di questa cosa. Partiamo così. Faccio un passo indietro. Allora, ti dico che ogni tanto io ti leggerò delle cose che mi hai scritto, no? Certo. E, allora, siamo sul set del film di Placido. E tu hai il Covid, no? E mi scrivi che ti sei fatto 17 giorni chiuso in una stanza e di quei giorni mi scrivi questo. In quei 17 giorni sono stato da solo in una stanza piccolissima, quindi ho avuto il tempo di guardare tutti i commenti su di me, più e più volte. Ho fatto come Dorian Gray. Quando fai un'intervista e la riguardi, vale 100 sessioni dallo psicologo. Io ho fatto anni dallo psicologo, non per scelta ma obbligato. Io non volevo ostentare cultura, ma non ho la gestione dei miei poteri. Ho il potenziale di smuovere le coscienze, ma non so farlo. Non sono ancora in grado di farlo. Ho sempre mal sfruttato il mio potenziale. Ti chiedo, ma se questa intervista avesse il potere di azzerare tutte le interviste prima, che cosa vorresti dire su Mario? Allora, la prima cosa che posso dire, ragazzi, è che questa è ufficialmente la prima intervista che faccio, scusate se la butto subito in cacciara, non sotto l'effetto di marijuana. Perché... Ah. È la prima intervista che faccio con degli appunti, perché io ho pensato a questa intervista con Antonio già 6 mesi fa. Perché quando riassumevo il mio percorso ho detto ma quante cose dovrò dire ad Antonio, qua c'è bisogno di appuntarsele. Quindi è la prima intervista dove sono lucidamente sicuro di me. Ah. Basta questa ossessione delle mie vecchie interviste, questa smania forse di piacere a tutti, che non credo che poi sia questo realmente, ma l'ho patito un po', l'ho già detto, non c'è il caso di patirlo, di spiegarlo oggi, però ho patito un po' il fatto di essere frainteso, e citando appunto Gammon, di avere il dono mal gestito di saper parlare, okay. Che è frutto delle mie esperienze, dato che vengo da una piazza di galeotti e intellettuali. Sempre nelle cose che mi hai scritto c'è questa cosa che mi sono segnato, hai detto i miei fan si dividono in due gruppi, chi apprezza la mia spontaneità e chi invece mi sovrastima. Sono 3 gruppi, chi mi sovrastima, chi mi sottostima e chi apprezza la mia spontaneità. Beh, chi mi sovrastima evidentemente avrà un grado di consapevolezza per ora inferiore al mio, no? Inferiore, si parla di step ovviamente. E quindi sono così un'ispirazione per lui che probabilmente mi sovrastima. Chi apprezza la mia spontaneità è totalmente consapevole, probabilmente più di me. E apprezza la spontaneità di un ragazzo che si esprime nel migliore delle sue facoltà, no? Al meglio delle proprie facoltà. Chi mi sottostima?
chi mi sottostima invece, anche lui, ci sono due grossi sottogruppi, nel senso, chi per un'esigenza da ventunesimo secolo sui social si limita semplicemente a sputare il proprio odio gratuitamente, e chi invece è un po' pensa di avere giustamente la pretesa, l'arroganza di voler ridimensionare una persona, e allora ti vuole far stare coi piedi per terra, a tal punto poi però di sottostimarti, ma perché è spinto dalla troppa sovrastima che vede, ecco, capito? Questo è il discorso. Io penso che poi la gente abbia apprezzato, insomma, la mia sincerità, perché la mia cultura è mediocre, io sono un pressapochista, però sono sempre stato molto sincero e soprattutto al di fuori degli schemi, e questo mi rende unico. Ok. Vai. Allora, Mario, fu Boccaccio a definire divina la commedia, no? Dante l'aveva chiamata solo la commedia, no, solo commedia. Per sottolineare il valore artistico dell'opera, Boccaccio appunto la definisce divina. La parola che definisce, l'aggettivo che definisce al meglio questo album è consapevole, consapevolezza? Assolutamente sì. Allora, la consapevolezza rappresenta sicuramente il percorso che mi ha portato alla realizzazione di questo disco, ma la consapevolezza, o consapevolezza, come direbbero qua a Milano, rappresenta la vita di tutti noi. E questo messaggio mi ha dato così tanto, mi ha acceso così tanto un senso di responsabilità, cioè, a me mi ha acceso, nel senso che mi ha dato un'indicazione, ma poi mi ha acceso questa responsabilità interna di dire, ecco, se ho una visibilità la devo sfruttare per dire alle persone di cercare la propria consapevolezza. E il discorso è molto semplice. Per fare questo disco, sai, allora cerchiamo di avere il dono della sintesi, almeno in questa intervista. Io dopo Orange County e Mowgli ho sfogato i miei traumi adolescenziali, ho cambiato il mio stato sociale e dovevo capire chi fossi diventato. In poche parole, senza divagare, la legge dell'attrazione, la famosa legge dell'attrazione, ecco, non sta a me spiegarla. Per molti più suscettibili può essere anche pura esoteria, no? Ma io dico questo: per ottenere ciò che si desidera devi capire prima chi sei, ok? Perché se non sai chi sei, è come se la magia che c'è nella vita, un po' quel filo astratto, non comunicasse con l'universo. Quindi per ottenere ciò che desideri devi sapere chi sei. Per sapere chi sei devi essere consapevole. Per essere consapevole devi comunicare con la tua coscienza, e ci vuole una base di umiltà che prevede poi una base di autocritica e di forza di volontà. Quindi la consapevolezza mi ha portato a capire io chi fossi diventato dopo il successo, e quindi capendo chi ero ho capito cosa volevo trasmettere, e il motivo del successo di Orange County è stato proprio questo, che io a quell'età sapevo benissimo chi ero, cosa volevo sfogare della mia vita e il messaggio che volevo trasmettere. E sai, molti artisti si ritrovano a un certo punto della loro carriera che hanno le skills, sanno come svolgere la ricetta per fare musica che suoni bene, ma il contenuto, il concetto e il messaggio che tu vuoi dare alla massa, se tu non sai qual è, stai facendo musica per metà. Ma se sai qual è il messaggio che vuoi dare, ma pensi di saperlo perché stai ostentando un messaggio ma non lo provi veramente, vuol dire che non hai capito chi sei. E quindi è tutta una ricerca della consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza, che è ciò che ci rende simmetrici all'universo. Questa frase non l'ho letta sui Baci Perugina, come dicono i miei haters, e può sembrare una super cazzola, ma io ci credo davvero tanto. Io credo davvero tanto che le persone a volte siano inconsapevoli e che questa sia la causa da cui si scatena poi tutta la loro depressione, i loro problemi nella vita. Per te, Mario, la consapevolezza sta anche nel sapere che cosa non si vuole più? Io in realtà non so esattamente cosa non voglio più. Cioè, ti parlo di... In questa società viviamo, per esempio, nel consumismo relazionale. E tu mi sai dire, superficialmente, se non vuoi una ragazza,
bionda, mora o rossa, no? Io so solo che voglio una ragazza che mi rispetti e mi voglia bene. Quindi io mi concentro sempre su quello che voglio. Mi è difficile capire ciò che non voglio più, perché un po' si è eliminato automaticamente, diciamo. Ti mostro una foto. Volentieri. Al parco del QT8, alla Montagnata di San Siro. Ah, io abito lì. Subito. E... se non ricordo male, mamma conferma. Che cosa non vuoi? So che mi hai detto che non sai che cosa non vuoi, cioè che ti concentri su cosa vuoi, però voglio chiederti che cosa non vuoi più da quella vita? Allora, ecco, esatto, una frase d'effetto ce l'ho molto sincera. Sì. Quello che non voglio più è non trovare il coraggio di fronte alle mie fragilità. Questo è quello che non voglio più. Adesso siamo passati dal divagare troppo a troppo sintesi. Però a volte le frasi sono efficaci così, ci ho messo un po' per capirlo. Guarda, io da Letterman ho visto questa intervista e c'è questa attrice che dice: io nella mia vita ho cambiato così tante case che ad un certo punto io mi sono resa conto che casa mia erano diventati i miei bagagli. Questa è un po' la tua storia. Allora, ho questo aneddoto divertente, questa metafora qui. Io sono cresciuto a Milano e Genova, adesso lo ripeterò per la centesima volta. Sono nato a Genova, ho fatto la scuola materna, l'elementare, 2 anni di medie a Milano e poi dai 13 anni e mezzo ai 20 anni, poi l'adolescenza è il periodo che più di tutti ti segna, sono tornato a Genova. Anche lì la mia dizione, un casino tra le aperte e le chiuse, il Belin, il Figa, un macello. Però pensa ai miei amici che hanno fatto Milano-Roma, Milano-Napoli, quelli sono ancora più divertenti. Un amico tunisino che parla con l'accento di piazza milanese, se vuole sa fare l'accento napoletano e parla pure in arabo. Quindi poi in realtà io che grande percorso ho fatto, se non un'ora di macchina parlando di Famagosta Casello, Arenzano Casello, ai 180 all'ora. Ma quello che voglio dire è questo. Cioè, Milano e Genova. A un certo punto io non mi sono sentito né carne, Milano, né pesce, Genova. E questo poteva sembrare un po' sconfortante, ma quello che poi ho capito sono due le cose principalmente. Il primo è che non mi lascio dei bagagli, bensì dei ricordi. Questo, più che i bagagli, sono i ricordi a farmi sentire a casa. E dove, in ogni luogo dove io ho un ricordo, mi sento a casa. E la seconda cosa, più stupidina ma comunque vera, è che dopo che sono tornato a Los Angeles nel 2019, e che mistifico un po' perché sono state le mie prime esperienze all'estero, quelle post notorietà, no? Prima non ho mai avuto la possibilità di viaggiare e ho visto che comunque per fare da una parte all'altra della città ci mettevano 2 ore e mezza, 3 ore. E allora ho detto: sai che c'è? Gemi, vaffanculo, una città sola. Io mi sento a casa tutto nell'intermezzo, anche passando da Arquata Scrivia, vedete, in quei postacci grigi, con tutto rispetto per gli amici di Arquata Scrivia, vi salutiamo. E ho detto: questa è casa mia, questa qua è casa mia. Mario, per te se qualcuno ha sofferto molto in infanzia e adolescenza poi non smette più di soffrire? Non lo so, però penso il mio parere, okay? Perché comunque è una domanda molto aperta, molto diretta, io non lo so. Però io penso questo. La prima cosa è che io ho maturato nella mia vita una forte sensibilità. E tutte le persone che sono fortemente sensibili, soprattutto i pesci e i cancro, devo dire, avranno sempre un senso di riguardo per la sofferenza. Perché? Perché la sofferenza è colei che viene ad abbattere il tuo ego. Cioè tu quando soffri abbatti il tuo ego. Quando abbatti il tuo ego, è lì che riesci ad avere il contatto con la tua coscienza, che è il metro di misura della consapevolezza. E quindi ti arricchisci. E allora è ovvio che non tanto chi ha sofferto da ragazzino, ma chi è molto empatico ed è molto sensibile, terrà sempre un occhio, mi ripeto, di riguardo per la sofferenza, perché nella sofferenza riuscirà a crescere. Soprattutto sentirsi persi fa molto bene, perché chi non si sente nella vita mai perso, vuol dire che sta svolgendo il suo percorso, okay, camminando, avanti e indietro, sulla stessa strada. E grazie al cazzo non ti perdi mai. Allora, se tu invece ti perdi,
trovi degli spunti nuovi, interessanti. E quindi non lo so se è per chi ha sofferto, ragazzino. Ripeto, secondo me è frutto di chi è molto sensibile, perché sa che nella sofferenza abbatterà il suo ego e questa cosa lo farà crescere. Vorrei precisare una cosa a tutti quanti: queste risposte sono al 100% mie. Siccome ci tenevo però a esporle bene, e sono tante cose delicate, me le sono segnate, ok? Perché ci tenevo a dare delle risposte concrete. Do il meglio di me a telecamere spente, ma quello è un lusso che possono vivere solo i miei amici, ragazzi. Però, capito anche quanto ci tenevo a essere professionale in questa intervista. Perché questa cosa che io do dei concetti e vengono scambiate per supercazzole, in un ego che a quanto pare è stato scalfito, perché sennò me ne dovrei sbattere altamente. Oh, mi ha fatto rimanere male. Ho detto, guarda che... Però io ho detto, se qualcuno dice questo, io sicuramente dal mio lato sto sbagliando qualcosa. Io le critiche le prendo sempre, le accetto sempre. Capisco, a volte c'è dell'odio gratuito, a volte sono delle stupidità, a volte leggo un commento, non guardi neanche il profilo, magari è un ragazzino di 15 anni che ha degli step di consapevolezza. Però io ho sempre detto, c'è qualcosa che non va bene nella mia comunicazione. Essere un ragazzo, un classicista mancato che ha scelto di fare l'alberghiero perché c'erano meno compiti e così poteva fare il rapper nel pomeriggio, ha creato dei fraintendimenti. E allora io ho detto, cavolo, come abbiamo iniziato l'intervista, ho dei poteri che non sto riuscendo a gestire, perché da una parte facciamo sempre i record di streaming su S Magazine, nel senso di visualizzazioni, sono diventate virali. Se io badassi solamente al rapporto like dislike, metterei l'anima in pace, no? Allora dico, vuol dire che un potere, chiamiamolo potere per ridere, c'è. Però se c'è questo malcontento, questa gente che mi sottostima, che mi ha frainteso, io qualcosa starò sbagliando. E qui vedi, è sempre il discorso di prendere consapevolezza di sé. Io devo prendere consapevolezza che ero, a volte, come si fa spesso nelle interviste, un pressapochista che faceva retorica. Per te guardare le interviste del passato è un po' come andare dallo psicologo. No, è meglio. Valorizzati come il DOP fa con i punti luce. E, sai perché? Ho visto che tanta gente che fa televisione non si riguarda nemmeno, no? Il problema è che quando facciamo queste interviste poi ce le mandate per la conferma di cut. E io che sono meticoloso. Quindi sei costretto a riguardarti. E riguardarsi, ragazzi, ma tu non hai idea, i miei manager, qua il team lavorativo, il team di produttori, quanto era teso. Ho detto, benvenuti nel mio mondo, ragazzi. Difficile esporsi, difficile mostrare le proprie vulnerabilità. Qua se hai un linguaggio non verbale da una persona che si è fumata cane per 15 anni, esce fuori. Se hai delle lacune culturali a riguardo di tempi verbali, esce fuori, ragazzi. Tutto esce fuori. Cavolo, è intenso, Soprattutto la cosa che più di tutte ti colpisce è riguardare il tuo linguaggio non verbale. Quella è la cosa che più di tutte ti colpisce. Perché nei giorni di massima lucidità e quiete interna mi riguardavo e dicevo, minchia, ma io sono uno schizzato, ma che botta c'ho? E un'altra componente importante della consapevolezza è l'autoironia, ovviamente. Molto importante. Ho visto una tua stories in cui hai scritto che Bagagli è la tua traccia preferita dell'album, no? Perché? Bagagli è stata importante perché l'ho fatta verso la fine. Il motivo per cui le migliori canzoni si fanno verso la fine, ed è il motivo per cui io spiego sempre alle major, sono in accordo con Marra, ho parlato con lui, che è impossibile consegnare la copia fisica 2-3 mesi d'anticipo per la stampa. E fate delle nuove società che stampano velocemente sti cazzo di dischi vinili. Sì. Perché no, aspettate. Perché le canzoni che fai nelle ultime 2 settimane, nell'ultimo mese, sono le più importanti. E ho trovato una metafora bellissima. Mi alzo in piedi. Io ci voglio alzarmi. Ma si può alzare ogni tanto? Cioè, è come la maratona. Tu negli ultimi chilometri dai il massimo. E questa è la stessa cosa con la musica. Quindi Bagagli è importante perché rappresenta io che ho l'esigenza di dare il massimo verso la fine e lo faccio in freestyle, improvvisando. Ed è tutto video immortalato. Mariano, mio amico, regista, videomaker di fiducia,
che ha immortalato il tutto, dove io improvvisavo le rime e poi le segnavo per iscritto per non dimenticarle mentre registravamo il loop, un po' come facevano Lil Wayne, Jay-Z. Come si fa? I rapper forti lo fanno, quelli non forti stanno lì a farsi mille pare per quattro barre. E ho fatto freestyle, e quindi per me c'è un valore, contando che Marrakesh mi ha detto che è il suo pezzo preferito, per me ha preso ancora più valore questa canzone. I bagagli, faccio vedere una cosa. I bagagli, come un urlo liberatorio, dici, ma in quegli anni col Covid stavo fuori di me, no? Nelle parole che mi hai scritto c'è questa cosa, no? Mi hai scritto: il 2019 è stato l'anno della perdizione. Le feste a Los Angeles, l'assenza di un team che ti seguisse, no? La conseguenza della fama, no? Dici che fumavamo canne, alcol, eccetera, eccetera. È stato quello l'inferno. Partiamo dal 2019. Io avevo l'acceleratore premuto nella mia vita dal 2013 al 2000, fine 2018. Cioè, io nel 2013 ho detto: ok, ora prendo la mia vita e la cambio definitivamente. Cioè, ci credo. Piuttosto mi sfracello contro il muro. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sono 6 anni. Sì. Una persona non può vivere al massimo del proprio potenziale per più di 6 anni, ma sono già tantissimi. Quindi, per forza di cose, nel 2019 ho dovuto placarmi. Avevo rivoluzionato la mia vita ed ero soddisfatto. Senti qua, tutto è iniziato in realtà nel 2018, dove faccio un mese di in-store. Per un mese rimango fuori casa, avevamo fatto una roba folle, 20-30 store, nell'arco di 31 giorni, quindi puoi immaginare. Un numero tra i 20 e i 30, non mi ricordo precisamente. E ho ricevuto tantissimo amore. Però dopo che ho finito questi in-store è come se mi fossi sentito vuoto. Quando hai fatto anche prima la domanda ai ragazzi, e ora cosa c'è dopo? Era la prima volta che affrontavo un dopo. Non ero neanche consapevole come oggi che la vita è un grafico. Quindi sali, scendi. Quando scendi, l'importante è non scendere più in basso del punto iniziale di salita. No? Tu raggiungi un all-time high, poi quando scendi l'importante è non andare più sotto di dove è iniziato la salita per l'all-time high. E nella vita devi lateralizzare, si dice così, per i traders, no? Quindi io nel 2019-2018 ho iniziato a lateralizzare. Penso che si dica esattamente così. Piccolo fun fact. Secondo me mi è venuta una ruga, perché io faccio tutte le foto così, guarda. Tutte. Mille fa. Quindi mi è venuta una ruga qua sopra. Fuori di... E avevo la convinzione che tutti quei flash mi portassero via un pezzo di anima. Adesso non voglio fare molo stregone, eh? Viva il metodo scientifico. Però avevo questa teoria interna di dire: ma qua mi stanno un attimo rubando l'anima. Io mi sono sentito vuoto dopo. E ho iniziato a lateralizzare, vedi. Nel 2019 avviene questa cosa fondamentalmente. Chris Nolan sta costruendo il suo nuovo studio. E in quel periodo, non so perché, ero come se fossi Chris Nolan dipendente, nel senso che non andavo dagli altri produttori a lavorare. Chris Nolan non ha lo studio e io per 7 mesi non faccio un cazzo. E è andata così, non so. E c'è da ridere col senno di poi, perché... Prima cosa. Seconda cosa, faccio una visita alle corde vocali. E mi dicono che avevo un'infiammazione cronica e un piccolo edema alle corde vocali, quello di sinistra, che è un gonfiore, non è né un polipetto né cose da operare. Fondamentalmente il dottore mi guarda e mi fa: guarda, tu riesci a spingere perché sei giovane, ma devi smettere con le canne. Io probabilmente, ci sono tante tante cose, sono sempre stato uno che ha parlato tanto nella vita. Mi ricordo quando andavo a vedere il Cogoletto con gli amici, sai, facevi deglutita di Ceres, aspirata di canna e poi coro e così. Queste cazzo di corde vocali come le ho trattate. Poi col naso rotto da pugile mi sono fatto pure questo trip che inspiravo poca aria, riempivo poco il mio diaframma. E poi con l'euforia, no? Con l'essere una persona frenetica, parlavo in apnea. Quindi sicuramente io, che venivo da un passato, dico io, di genitori non severi, di quelli dove a 15 anni fumi in camera tua la buonanotte, poi al mattino ti svegli, vai a scuola e fai il buongiorno, e quindi non passavano mai più di 6-7 ore da una canna all'altra per tutto il percorso di adolescenza. Ho detto: ma io che cazzo ho combinato queste corde vocali, scusa, perché Bob Marley e quelle persone non c'hanno di sti problemi? E vabbè, mi sono fatto, allora queste le ho raccontate per raccontare dei piccoli fun fact. Qual era il principio, la morale? Che non sono riuscito a smettere. Adesso noi parliamo di una sostanza che è legale in molti paesi del mondo, no?
però è un farmaco. Soprattutto quando smetti e ne fai un uso sporadico, ti rendi conto della vera forza, della vera potenza che ha questa sostanza a livello creativo, oltre che di viaggio di coscienza, no? Quindi non è che stiamo parlando di un demone, però senti qua, io di fronte a una barriera che si stava mettendo davanti al mio percorso lavorativo e alla mia passione, non sono riuscito a smettere. Questa cosa mi ha fatto sentire un tossico. E nel 2019 devo dirti che l'ho capito dopo, questo rapporto di amore e odio con la propria dipendenza un po' mi ha limitato, perché avevo paura che togliendo le canne togliessi il lifestyle di quella che era la follia di Tedua. Sicché preciso che io avevo già capito da minorenne, quando scrivevo a casa di Paolo e non potevo fumare da lui, che poi è durato poco anche quella cosa, ma insomma, io avevo già capito che per fare un bel testo non devi essere fatto. Sai, perché molte persone che fumano le canne, rapper, ma questo vale per tutto, ma io parlo dei rapper, sono convinti che se non fumano non possono spaccare. E questa è una cazzata, ovviamente, no? Però ecco, levare le canne nel 2019 e non riuscirlo a fare con quella facilità logica di dire ok, questa cosa non mi permette di fare dei bei concerti, mi ha fatto sentire un po' tossico. E c'era anche un altro fan fact, oltre al diaframma, il mondo ultra, il parlare in apnea. Tutta la gavetta che ci siamo fatti nei vari centri sociali e club marci, col microfono col filo, senza la cassa spia che andasse bene, i fonici scappati di casa peggio di noi. E allora lì abbiamo urlato, lì abbiamo urlato tanto, ragazzi. Quindi è importante, importante prendersi. Ho divagato una cifra, vabbè, queste sono cose importanti del 2019. Altra cosa del 2019. Ero un primino nel mondo dei ricchi. Faccio le mie prime vacanze. Ibiza, Costa Smeralda, Los Angeles. Io potevo andarmene in Tibet, e invece no, sono andato in questi posti. E ho conosciuto, io che tendo a fare delle analisi sociologiche, tutto il mondo dei ricchi. Gli adulti, i vecchi e i giovani. Quello che più di tutte ho captato è che a me avevano insegnato a risparmiare. Se la nonna ti dice sempre devi risparmiare, devi risparmiare. E risparmi. Poi arriva la tassazione al 47% per noi partite IVA, dici ma cazzo, non hai investito nulla, non hai fatto costi. Hai guadagnato 200, 100 te li dai a me. Cioè, ma era che cazzo risparmiato a fare? I soldi non rimangono fermi, no? E qua nasce tutta un po' la voglia di diventare imprenditori. La voglia di diventare imprenditori, di saper gestire i soldi. Perché ho detto, mi sono soddisfatto grazie alla mia passione, i soldi sono stati una conseguenza, ma io non so gestire i soldi. Attenzione, non li ho sperperati, non li ho sputtanati, grande valore del denaro. Ma non ho saputo gestirlo e mi sono dato questa... Cioè, mi sono auto-inflitto questa colpa di non essere forte a fare l'imprenditore quanto io ero forte a fare il rapper. Poi è arrivata la pace. E ho detto, no, aspettate un attimo. Ma io sono un imprenditore. Di me stesso. E guarda cosa ho fatto. E quindi ho capito, ricollegandomi poi al discorso delle corde vocali, che io non devo occuparmi di gestire i soldi per trasformare... Vabbè, lasciamo stare le cifre, però insomma per trasformare una cifra in una cifra più grossa, occuparmi di investire in beni immobiliari, nell'oro, nell'arte, nei terreni. Io ho detto, io devo investire sulla mia passione, su me stesso. Io devo, se voglio ballare, prendere lezioni di ballo, voglio cantare, avere una maestra di canto, voglio fare l'attore, avere un actor coach, voglio essere un rapper che ha dei contenuti, allora devo leggere dei film. Sì, leggere dei film, vabbè. In realtà è quello che ho fatto, il mio subconscio ha detto la verità, perché leggo pochi libri e guardo tanti film, ma li guardo come se li stessi leggendo. Figurati, i miei audiolibri da ragazzino erano D'Argent D'Amico e Club Dogo, cioè voglio dire, che con grandi citazioni, no, è vero, infatti ho patito tanto che si sia abbassato così lo spessore culturale delle rime nel rap oggi. Insomma, quindi questa è la morale. Nel 2019 avevo cambiato il mio stato sociale, non sono in grado di riassumerti le pare che mi sono fatto, ma tutte cazzate classiste, ok? A partire dal rapporto con le donne. Se conoscevi una bella ragazza con un passato diverso dal tuo e avevi la presunzione che lei non potesse capirti o che tu non potessi capire lei,
infatti non voglio divagare su queste cose, parlo sempre, poi parlo di donne perché è la cosa più facile, che tutti, donne, uomini, partner, tutti ci rivediamo, no? Però ecco, diventare ricchi è un certo trauma. Far parte di un'elite ed essere privilegiati, se sei sensibile e sei vicino ai tuoi amici che ancora si stanno sbattendo, può essere un certo trauma. Poi mi sono fatto appunto la para di voler diventare un ricco che sa fare il ricco, e mi sono poi ricreduto dicendo: ma tu sei un artista, tu sei già un imprenditore di te stesso e devi continuare a investire su di te tramite la cultura e la tecnica. E qui siamo alle porte dell'inferno o siamo già? Ah, è vero, l'inferno. No, qua siamo nel 2019, flusso di coscienza del 2019. Poi arrivo allo studio di Chris e facciamo Elisir, che rappresenta la confusione di quel periodo. Una traccia che è stata molto apprezzata, perché sei contento di quella canzone? Effettivamente no, perché non sa né di carne né di pesce, non vuol dire niente. E c'è un'altra cosa da dire nel 2019. Quindi sul 2019 non avevo scritto niente, sono partito a treno. Che praticamente era il primo anno in cui stavo formando il team che poi hai visto qua. Ok. Quindi stavo passando dall'avere un management ad avere un management indipendente. Ecco la frase veramente forte, che ripeto da una vita a questa parte. Nel 2019 abbiamo creato un team, perché io sono una persona che coltiva i rapporti. Sapevamo, soprattutto io sapevo, che la nostra difficoltà sarebbe stata questa: avere lungimiranza con assenza di esperienza, che è veramente il fulcro di chi ha un obiettivo. Però ho preferito così, perché non mi fidavo più degli adulti nel mondo dello star system. Però se hai delle domande a riguardo ne parliamo dopo, e proseguo sull'inferno. Sì, prosegui sull'inferno e poi... Beh, fa parte dell'inferno anche questo. Non mi fidavo... Stavo dicendo questo. Measure e management. Non mi fidavo degli adulti, lato management, perché l'industria musicale italiana era giovane. Giovane vuol dire che eravamo la prima generazione di adulti. Sai, tu vai in Francia, in America, a Londra, e c'è gente che fa questo mestiere da 60 anni, c'è gente che lo fa da 20 anni, ma ha avuto persone prima che lo facevano da 50 che gli hanno insegnato tutto, ecco. E vedevo che molti adulti, io li ho sempre chiamati così, ma non smetto ancora di chiamarli adulti perché non mi reputo un adulto. Ho questa sindrome di Peter Pan, ma ecco, molti adulti semplicemente riproponevano a noi le inculate che si erano presi loro. E poi la cosa che a me, che sono trasparente e sensibile, mi ha dato più fastidio di tutte, è che parlavano tutti quanti malissimo l'uno dell'altro. C'era questa competizione spietata, dove tu ti sentivi subito un prodotto da combattimento. E, quasi per colmare l'ego di un manager che si sentiva chissà chi. E questa è stata la prima cosa che un po' mi ha fatto capire che qua c'era da organizzarsi in maniera autonoma, perché preferisco una persona che non ha lungimiranza a causa della sua assenza di esperienza, ma che vuole impegnarsi al 100% e di cui mi possa fidare, che avere una persona che mi fa saltare degli step e mi fa fare una carriera perfetta. Cioè, io ho sempre detto, cos'è che ho sempre detto, perché in realtà l'ho scritto e non è mai uscito in una canzone. Lo so, un percorso di lavoro non sarà perfetto, ma non sono come loro e questo è il mio successo. Ecco, e questi, allora ho detto, meglio essere autonomi, con tutti i nostri limiti del caso. Poi c'erano le major, bellissime, che rispetto, viva la Sony e viva il signor Rosi, a cui voglio tanto bene perché mi ha lasciato tante libertà. Vedi, le multinazionali, io ho sempre detto, ragazzi, qua ci stanno i dipendenti delle Poste. Cioè, questi alle 19 timbrano il cartellino e vanno a casa a farsi i cazzi loro. Ho detto, allora noi, ma cosa ci diamo a fare i master? Se poi il punto di vista, la direzione creativa artistica la seguiamo noi col nostro team. Perché tu ti aspettavi di arrivare ad Hollywood e trovare tutti agghindati che aiutassero un ragazzo col dono mal gestito di saper parlare a diventare un uomo. Sì. Nell'inferno c'è stato anche questo. Alle porte soprattutto. Poi sia chiaro, così poi proseguiamo. Perché questo era davvero, ragazzi, l'inferno è davvero lungo. Io poi comunque, ragazzi, a 24 anni avevo un contratto di edizioni a parcheggio con la Warner Chappell Music. Un contratto di distribuzione dove detengo i master
con la Universal Music per Orange County. E detenere i master vuol dire soldoni, praticamente, ragazzi, quando si parla di un disco di questo successo. E un contratto di cast in produzione con la Sony. Molto importante. Il contratto con l'anticipo royalty più alto che in quel momento gli artisti avevano mai preso. Dove io, insieme ovviamente alla partecipazione, adesso ci arriviamo, dove comunque io avevo rotto un giochino che avveniva nelle altre multinazionali. E grazie a me molti artisti si sono fatti rialzare l'anticipo, anche più alto del mio, ma perché meritavano appunto più di me. Quindi comunque, malgrado questa consapevolezza, non è che ho mai odiato, pur di fare l'anticonvenzionale, le major, perché comunque sono uno strumento che ti permettono di stampare il tuo disco, distribuirlo, finire nelle radio e avere una crescita. Insomma, questa è una carriera, non è che stiamo qua a giocare. Se volevo giocare rimanevo a fare le rime in camera, con tutta l'umiltà, no? Quindi ecco, malgrado questo, ero un 24enne in gamba, malgrado il mio pressapochismo e tutto il resto, il mio non saper fare imprenditore, se c'è una cosa che ho sempre fatto bene è non farmi fregare con i contratti. Perché? Beh, intanto perché venivo dal mondo dello spaccio, della microcriminalità, e quindi sapevo benissimo che non si poteva avere un solo grossista e bisognava andare dai migliori a ottenere il meglio che potessero darti, consapevoli del fatto che fosse un rapporto di dare e avere, dove dal momento in cui io non rappresento più un interesse economico non c'è nessuno che ti vuole del bene e fa della carità. Quindi questa razionalità è molto importante, perché non tutti i ragazzi a 20 anni ce l'hanno. Quello che vorrei io è che ci fosse una scuola, un percorso, uno studio, insomma, che potesse mettere in guardia tutti i nuovi ventenni su quello che riguarda il discorso merchandising, SIAE, royalty e contratti, insomma, e soprattutto booking. Questa è una cosa che nessuno ti spiega. Tu sei lì che fai il rapper del quartiere e ti senti super gangsta, e poi vai in major e ti fai fregare come un agnellino. Ma sei gangsta cosa? Il primo gangsta fa il gangsta negli affari, caro mio. Sono stato gangsta a fare affari. Vabbè, adesso questo è un piccolo momento di ego trip, però ecco, non tutti sono dipendenti delle poste. C'è gente che alle 19 torna a casa e magari quella sera sarà più distratto con la propria famiglia perché pensa ancora al lavoro. Io ho chiesto solo questo alle persone che lavorano con me, dimostrando io in primis di essere questo, perché attenzione, non essere mediocri. Lavoriamo, ragazzi, per la lode. Se lavoriamo per la lode, io metto anche la maglietta, indosso la maglia e rimango qua per sempre. E devo dire che comunque non è stato facile anche per loro in quegli anni, perché c'era questa rivoluzione digitale, Spotify che arrivava, quindi sai, no, adesso li critico ma anche li difendo, perché non era facile. Poi è comunque un meccanismo dove se la tua multinazionale competitor ti paga 3 volte tanto, quello con cui hai lavorato per 2 anni ti prende, ti accanna e va a lavorare dall'altra parte. Quindi insomma, chi fa da sé fa per 3. Allora io ho formato un team dove ogni persona fa da sé, che fa per 3. Ma dove all'interno del team ciò che fa la forza è l'unione di gruppo, no? È il lavoro di squadra. Però tu dici, io ho formato un team, no? Però io ricordo in quegli anni in cui, anche in maniera un po' sorpresa, ci dicevamo, Umberto è diventato il manager di Tetua. Sì, no? Il mio fotografo. Com'è successa questa cosa? Però così divaghiamo dal discorso inferno che io stavo per... Andiamo, divaghiamo. No, vorrei solo sapere questa cosa qui, perché prima abbiamo intervistato Umberto. Vale, è successa così. Sì, vai. Oh, da oggi sei il mio manager. Tu gli hai detto così. No, ci vorrebbe anche la sua controparte, io non la ricordo. Prima ce l'hai detto, ma ce l'hai un po' raccontata. Prima un po' ce l'ha raccontato. Avevo bisogno di una persona di cui fidarmi, che avesse voglia nella vita di essere ambiziosa. C'è questa battuta tra me e Umberto, te la racconto. Sì. Io gli ho dato del mediocre dal 2018 al 2023. Del mediocre. Lui non te l'ha raccontato prima, così facciamo una testa. Lui a un certo punto mi guarda negli occhi e mi fa, Mario, il disco non è a livello. Io che sono autocritico e rispetto il parere di Umberto, anche se non gli ho mai detto che avesse la knowledge hip hop per giudicare il rap, ok? Cazzo, il giorno dopo vado a casa, il giorno dopo mi presento da lui, ho scritto l'intro, la Divina Commedia. Quindi, perché è diventato il mio manager? Perché è una persona che è in grado di dirmi, il tuo disco non è a livello, e farmi scrivere l'intro, la Divina Commedia. Gli ho dato il mediocre perché lui, poverino, doveva avere tutti i giorni lungimiranza con assenza di esperienza. E tu mica sei bravo a fare il manager se non hai 35-40 anni, non hai 20 anni di esperienza alle spalle. Si è improvvisato, è stato bravissimo.
si è assunto delle responsabilità immense, ma non è tanto successo con me, sai, che sono un artista. Ma prendi per esempio il percorso che ha fatto Brescia. Sì. E l'ha fatto con Umberto. Sì. Poi ne parleremo allora. Poi gli ho detto, oh, vieni da me con sta storia di David LaChapelle. Io dico, ma tu sei matto. Gli ho detto, ma come lo paghiamo? Ma, tra l'altro su David LaChapelle ci stanno ancora delle cose, ragazzi, che non vi abbiamo detto, interessantissime. Io ho detto, guarda, se chiudi questo deal con David LaChapelle non potrò mai più darti del manager mediocre. Sia chiaro, io lo facevo in un rapporto di amicizia che lo stimolasse anche, perché se fosse davvero mediocre chi cazzo ci avrebbe lavorato, no? Quindi sempre un rapporto di amicizia e di provocarsi per ottenere il meglio. E l'ha chiuso il deal, quindi non posso neanche più dargli del mediocre. Manco più per ridere e per provocarlo. Allora adesso se fa qualcosa che non va, gli do del discreto. Perché dopo discreto... Mario. Comunque voi ve lo chiedevate, dicevate, ma Tedua, quanto è uno scappato di casa, il suo fotografo gli fa da manager, quello è strano, parla tanto, non va a tempo. E io dicevo, regà, non vi preoccupate. Devi ammettere che da fuori sembrava una coppia strana. Sì, anche perché c'è stato un periodo che avevamo entrambi i capelli lunghi, e quando siamo andati a fare il film da Placido lo scambiavano per la mia controfigura. Ti va? Dobbiamo andare avanti qua col Covid. Sì, voglio andare avanti. Ok, voglio dirti, ti vai di raccontarmi di quei giorni in cui eri fuori di te durante il Covid? Certo, certo. Vai, certo. Raccontameli. Allora, io mi sono segnato queste due parole. Prendi il tempo che vuoi. Sì, no, mi sono segnato queste due parole bellissime. Dove cazzo sono? L'ho evidenziata, aspetta. Eccolo! Allora, abbiamo detto contesto sociale. Sì. L'abbiamo spiegato. Siamo riusciti anche a spiegare la discografia. Sì, contesto, esatto, contesto musicale l'abbiamo spiegato. L'abbiamo spiegato. Diventare famoso. Sì, che diventare il compromesso della vendita. Ok, era questo. Ecco, ecco, senti, senti. Io ero frustrato e risentito. Ok. In quel periodo. Non riuscivo a vedere il bello della vita. Questa è proprio questa, te la leggo, vaffanculo. Se non sono pieno di vita e non ricevo stimoli dalle persone, non posso fare lo scrittore. Posso solo essere un rapper come gli altri, ma non posso essere unico. In quel momento lì io ero affranto da diverse cose, alcune più polemiche che dovrei evitare di dire, che posso riassumere sul fatto che non mi è piaciuta la comunicazione durante un'emergenza all'interno del mio paese. E poi ero affranto da questa mancanza di vita. Mi sono reso davvero conto che se non posso viaggiare, perché io dico viaggiare all'estero perché, sai, essendo famoso è all'estero che posso fare più di 20 passi senza fare una foto, andare al ristorante, non posso gioire, divertirmi. Questa cosa mi ha spezzato. In più, essendo molto sensibile, io soffrivo anche per gli altri. Cioè io ero preoccupato per ultimo, perché dicevo, io mi sto lamentando di me, ma pensa a lui per esempio, e proprio che aveva annunciato gli stadi, ero preoccupato per i ragazzi che vivevano l'ultimo anno di terza media o delle scuole superiori, per i palazzetti di Marra. Cioè io ero proprio sensibilmente provato per tutte le persone attorno a me, oltre che per la mia posizione. In più ero risentito, questa parola mi piace tantissimo, ero risentito e frustrato. Ed ero distratto, ascoltavo meno musica, guardavo meno film, perché ero ossessionato dall'essere all'opposizione, riempiendomi di negatività. È un po' come quando avvengono le guerre e tutto il resto diventa superfluo. Cioè c'è chi riesce a portare la sua superficiale vita avanti come se nulla fosse. Io invece sentivo la tensione sociale. E questa cosa mi ha totalmente bloccato. Quindi, ripeto, pandemia music. Potevo fare il rapper, ma non essere un artista unico. E questo è stato quello che mi ha fatto sentire fuori di me all'interno del Covid. Benissimo. Inferno. Abbiamo detto tutto ciò che ha contraddistinto l'inferno, no? Ma cos'è che arriva ora? In questo periodo, come tutti noi, perché comunque non tutto il male viene per nuocere, noi siamo stati tutti a contatto con noi stessi. Non so se dire questa stupidaggine, se poi me ne pento la taglio. Sì, sì. Tu pensa ai rapper che si sono tatuati in faccia per fare i trapper alla moda e hanno passato 2 anni a guardarsi allo specchio con la pandemia, tutto il mondo che non andava avanti. Cioè, questo fa ridere, non so se lo possiamo dire perché poi qualcuno magari si offende, però
Tu pensa, no? Tu pensa. Perché? Perché? Perché siamo stati tutti più a contatto con noi stessi. Persone che si sono sposate, persone che si sono lasciate, rapporti di famiglia o migliorati o peggiorati, in poche parole, no? Quindi io, stando a contatto con me stesso, ho iniziato il mio percorso di ricerca della consapevolezza. Soprattutto in quella stanza di hotel da Placido, ho iniziato a rendermi conto che non mi piaceva come stavo gestendo il mio modo di espormi e raccontarmi. Sì. Espormi nelle interviste, raccontarmi nella musica. Quindi ho iniziato questo percorso interno di autocritica, dove a volte sono stato anche troppo duro con me stesso, perché ero a contatto con la mia coscienza tutti i giorni. Soprattutto non ero più una star, non ero famoso. Non hai un lifestyle. In quel periodo eravamo tutti allo stesso livello, giustamente. Non che io mi reputi al di sopra, ok? Però mi reputo facente parte di un'elite, perché intanto nella vita faccio quello che mi piace ed è una fortuna. Seconda cosa, guadagno dei bei soldini ed è una fortuna. Terza cosa, mi sveglio e vado a letto all'ora che voglio ed è una fortuna. E allora, quindi non ero più una star, non ero famoso, ero a casa ed è stato duro, è stato dura, ma poi sono rinato totalmente. Poi c'è il punto di vista tecnico, che è questo: il mio inferno nel raggiungimento della consapevolezza è stato dedicarmi alla tecnica. Voglio chiederti una cosa in relazione alla tecnica. Nell'area c'è sempre stata questa cosa del tedua non va a tempo. Sì. Quando questa cosa, no? Magari all'inizio si rideva di questo, no? Magari ne ridevi pure tu. Però poi questa cosa diventa un trauma. Allora, non me ne sono mai reso conto fino al 2020, perché non avevo la consapevolezza tecnica per rendermene conto. In primis perché io non sono mai andato fuori tempo come il rapper che sfora la quartina nel contest di freestyle e quindi dici: cazzo, ma dove sta andando a parare questo? Io ho sempre swingato, se mi permettete, io ho sempre swingato il tempo a mio piacimento, il che mi ha reso unico e virale. È strano. Strano nel senso che la gente non sapesse godersi quelle emozioni, ma alla fine rimaneva a godersele. Che è quello che è quello che fa lo spettacolo. Sì. Che questa frase l'ho rubata dal manager di Elvis Presley, che sono tornato da Istanbul e mi sono guardato il film su Elvis Presley in aereo, no? E parlando del circo, delle giostre, lo show. Quando tu dai un'emozione che il pubblico non sa, la riassumo a mie parole, il pubblico non sa se godersela, ma rimane ferma a godersela. E allora io, swingando il tempo, facendo il bello e il cattivo tempo col tempo, mi sono reso unico e lo facevo in maniera del tutto naturale, con stile e inconsapevole. Quando sono andato a fare il film, anche lì, sai, mi aspettavo un rapporto hollywoodiano. Arrivi, ti danno l'actor coach, ti organizzi, niente. Siamo in Italia. Sei alla spera in Dio, in tutto e per tutto, ti buttano lì in mezzo e ti devi arrangiare. E allora mi sono arrangiato. Attenzione, sono cresciuto tantissimo. Michele Placido è stato un maestro per me. E mi ha folgorato quell'emozione, perché quel giorno ho capito che io non volevo essere uno stupido rapper con l'autotune fuori tempo, ma volevo diventare un artista, perché non avevo della musica da far ascoltare in quei contesti di adulti che vivono di arte, dove mi spiegarono loro che per fare arte devi saper abbattere l'ego, che è il contrario del rap. Ma anche per enfatizzare l'ego ci vuole arte. Ho tratto io questa conclusione. Abbatterlo, enfatizzarlo. Così come c'è dell'ottimismo in chi è troppo pessimista, no? Capito? Quei contrari lì. Va bene. Ci fu questo sketch divertentissimo tra me e Scamarcio, dove io li facevo ascoltare Purple. Vedi, pensa al mio cervello, devo far ascoltare la musica. Vertigine Purple. Bei testi. Sei un liricista, bravissimo, mi disse. Lui è uno stronzo, ma io e lui avevamo proprio un rapporto incredibile. Abbiamo, dove lui fa comunque il bulletto, dato che io sono anche molto eccentrico ed espansivo, insomma, lui lo è di più e quindi mi mette in riga. E mi disse: bello, sei un bravissimo liricista, fa, ma musica vera? Al che molta gente potrebbe dire: ma mandalo a fanculo, no? Ma no, non mi sono offeso per niente, anzi, perché iniziai a concepire il concetto di urban music. Ma cos'è per te la musica vera? E ci siamo iniziati a guardare i jazzisti, gente che fa soul, pianisti, musicisti, ok? Della cultura suburbana americana, per esempio. Lui comunque suona batteria e pianoforte.
E io sono in grado di cogliere la musica 360, ma anche di capire, lavorando come un venditore della musica, che la musica è una biblioteca, quindi ho detto semplicemente lui è collocato in questo, sì. in questa fase della biblioteca. Però io ho capito quello che volevo capire di più importante, cioè che la mia musica non era fruibile per tutti e che io stavo facendo il rapper urban con il potenziale di essere un artista. La conclusione è che io sono un artista in continua gavetta, che non si dà mai per vinto, ma non perché non mi so godere, non so essere soddisfatto o non sappia godermi, no, le piccole gioie. Me le so godere, so fare 2 anni di lavoro e poi fare una bella cena in compagnia e rilassarmi per un mese. È che io mi sento in continua gavetta, perché sento di avere la possibilità di poter crescere costantemente, perché è la tecnica ciò che non mi sta rendendo fruibile. Scaldarmi bene la voce, avere un timbro di una persona che canta nella vita, perché per quanto la gente possa amare la mia voce in Silicon Valley, si sente tutta la raucedine e va bene, è ottimo, però è musica che funziona dai 18 ai 24 anni, ho sempre detto io, ok? Anche se l'hip hop è uno sport per giovani, ha delle fasi. Un'altra cosa era padroneggiare il tempo. Sono in grado di padroneggiarlo incondizionatamente, swingandolo a mio favore, ma sono in grado di farlo, ho detto incondizionatamente, cioè in maniera consapevole, autonoma, e soprattutto iniziare a lavorare con i musicisti. Lavorare con i musicisti che fanno i produttori e lavorare con beatmaker che hanno voglia di diventare musicisti e produttori. Arricchirmi totalmente dal punto di vista tecnico. Questo poi ne consegue anche dell'immagine, del vestiario, delle copertine, appunto, delle interviste. Cioè, io non sapevo fare la star, sapevo solamente fare il rapper forte. E ripeto, sapendo sia cantare, seppur non avendo una grossa estensione vocale, e sapendo rappare, mi sentivo sprecato a fare solo una tipologia di rap. Vedi Drake, mo faccio grossi nomi, però canta, rappa, e se io sapessi solo rappare, penserei solo a rappare. Ecco. Quindi mi concentro tanto sulla tecnica, che è il punto chiave per essere più fruibile. Io voglio essere più fruibile non per narcisismo, non per fare più soldi, e sono serio nel dirti questo, ma perché il messaggio della consapevolezza deve arrivare a più persone possibili. E allora è per quello che voglio essere più fruibile. E già ti dissi nel 2018 che il terzo album l'avrei fatto mainstream, mentre Mowgli era street mainstream. Dopo un po', che mi concentro, così concludo, sulla tecnica, mi sono reso conto che stavo perdendo il metodo, l'intenzione. Scusa, stavo perdendo l'intenzione, perché la tecnica è il metodo. Infatti un attimo mi sono confuso. Metodo, intenzione, queste sono le due parole chiave dell'intervista, no? Le parole chiave dell'intervista sono consapevolezza, metodo, intenzione e lungimiranza con assenza di esperienza. Metodo e intenzione. Tanto metodo, e che è tecnica, perdo l'intenzione. Che non è tanto emozionarsi mentre si registra una canzone, ma è ricordarsi di registrare una canzone quando si è emozionati. Importante questo passaggio. Praticamente, faccio l'ultima metafora, è un po' come il pugile che si allena tanto a dare un sinistro destro perfetto, ma dimentica la rabbia con cui dava quel sinistro e destro nei primi mesi di box. Molto importante l'intenzione nella vita. Per quello ti dico che per fare del pop basta una ricetta, perché con il metodo tu ti salvi. Senti qua. Tu con il metodo ti salvi per fare del pop. Ed è un po' come quando prima ti dicevo che non sai chi sei, ma riesci comunque a fare un bel disco, perché il metodo ti salva. Ma per fare un disco che sia incredibile serve metodo più intenzione. Perché? Perché il metodo, ti ho detto, che è una ricetta. La musica è matematica. Quindi tu stai dando un'equazione che funziona. Che tu quel giorno fossi emozionato davvero, sapessi realmente cosa volessi dire, che sapessi realmente tu chi fossi, comunque l'equazione funziona, è matematica. Cazzo, però, le scoperte scientifiche si fanno con le equazioni che ancora nessuno conosce. E allora per fare un'equazione che nessuno conosce ci vuole l'unione di metodo e di intenzione. Questo è importante. Nel mio inferno, raggiunta questa consapevolezza, io passo al purgatorio, perché l'inferno nient'altro è che acquisire la consapevolezza dei propri limiti
e cercare la forza di volontà di volerli superare. Sì, comunque anche in questa intervista non riuscirò a non farmi perculare nei commenti. Mai tra. Però sono così, ma che ci do... Ecco, che questa ci è la citazione di sé importante. Io sono così, sono un po' frenetico. Tu in quello che mi hai scritto definisci Dybla maestro tecnico. L'ho chiesto anche lui, no? Dybla maestro tecnico. Lui è stato il musicista. Allora, Dybla ha un background molto completo di musica a 360, però ha avuto anche un background di pop. Questo è nella mia presunzione che le persone non abbiano la mia knowledge, perché faccio rap dal 2005, sono tanti anni, ascoltando il rap del 95, cioè io quando avevo 11 anni mi ascoltavo i rapper del 95, le canzoni del 90. E, insomma, è una grande knowledge hip hop, una grande knowledge punk, rock, soul, jazz, anche techno volendo. E lui è molto frenetico come me, è molto espansivo, è molto solare, e quindi si è creato questo rapporto di amicizia subito, soprattutto dove parlavamo tanto delle nostre problematiche d'amore, molte volte devo dire, perché siamo due strane amore. È stato il musicista che mi ha insegnato a rispettare la musica dal punto di vista tecnico, ed è stato così umile da non volertene parlare neanche lui, perché magari pensa che sia un tabù questa cosa del tempo, ma io gli ho proprio detto: Dybla, tu da oggi in poi sei il mio timing coach. E lui aveva l'esperienza e anche l'occhio per l'arte, quindi per quella che io per quello che io rappresento. Quando dico l'arte intendo dire che, cioè, Orange County e Mowgli sono un pezzo d'arte laddove c'è un artista che ottiene dei successi solamente con la pancia. Non so se rendo l'idea. Che poi, ripeto, non è che andavo fuori tempo come uno scappato di casa, semplicemente facevo delle cose che tecnicamente in musica non vanno fatte, e le ho rese la mia forza. Quindi lui non mi ha mai snaturato, in poche parole. Non ha mai cercato di snaturarmi. E mi ha sempre insegnato il punto di vista tecnico per quello che è lo spartito, insomma, i musicisti. Però mi ha sempre chiesto di fare attenzione a non snaturarmi mai. E tra l'altro siamo giunti alla conclusione che io non posso snaturarmi. Cioè, per quanto io voglia studiare il metodo, la mia follia rimane. E questo disco, c'è gente ancora pronta a dire che sono fuori tempo, quando sul metronomo sono sempre praticamente a tempo. Ma anche per dirti, nella strofa con Gue Pequeño, io proprio non rispetto le sillabe... perché dovrei rappare: oggi sono uscito con i miei fratelli, siamo andati al parco a fumare gli spinelli. Cioè, io non ce la faccio a fare quel rap così da scarso, capito? Quindi in realtà il mio swingare il tempo, cioè il mio... Oh, secondo me io una strofa con Gue ho spaccato un sacco. Però tecnicamente non è a tempo. Bagagli guai, ho detto la devo rincidere, guai, ho detto sto pezzo non si rincide, bello che swinghi, il tornello di Malamente, oh, è a tempo, Red Light, a tempissimo, l'intro, ci sono delle parti fuori tempo, tipo quella di vedere mia madre piangere, e delle parti molto a tempo, capito la padronanza che abbiamo ora? Cioè, come padroneggio il tempo, quando voglio swingare il tempo a mio favore e comunque non risultare cacofonico, lo riesco a fare. Quando voglio andare a tempo, perché sti cazzi non ce n'è, ragazzi, se tu vai a tempo la gente groova. Cioè, mi sono reso conto di alcune mie vecchie canzoni che non riuscivi a muovere bene il collo. Sì. Ma sai perché? Perché io, l'ho già spiegato in Bagagli, cioè io... Era questo il riflesso della mia personalità, così esuberante, così un ragazzo che ha bisogno di sfogarsi con la musica, dove solo il testo contava. Quindi io pensavo che la gente, quando ascoltasse la mia musica, ascoltasse solo il testo, e tutti i miei fan, cioè, ragazzi, questi pazzi venivano al Fabbrica a cantare canzoni fuori tempo, ma è difficilissimo da fare. Cioè, noi abbiamo fatto una cosa che non l'ha fatto nessuno in Europa, poi in America non so, ma in Europa non ce n'è uno come me. Non me la sto menando, sono umilissimo a dirtelo, però non ci vuole anche da falsa modestia. Questa roba è stata assurda. Salto la domanda che non ti ho fatto e ti chiedo una cosa.
Ad un certo punto mi capitava di fare degli incontri, di beccare persone, persone della musica, no, Mario? E cavolo, ad un certo punto veniva sempre fuori la frase: Tedua con il disco è veramente nei guai. Forse non lo finirà a fare questa cosa della Divina Commedia, ha fatto il passo più lungo della gamba, ma non con cattiveria. Erano pensieri che... Gossip. Sì, gossip. Ma tu li sentivi? Tu li sentivi queste voci? Hai mai pensato di... No, forse sto facendo il passo più lungo della gamba. Chi fa il passo più lungo della gamba in gara si inciampa e si stacca. La mia armatura non dura, è di sabbia gara, e gli angeli non stanno vicino a Gambara. Hai mai visto un angelo a De Angeli? No. Allora quella rima è vera. No, ora te ne parlo con sincerità. La Divina Commedia nasce in una maniera... Aspetta, che mio fratello mi ha fatto notare, c'ho troppe orecchie a sventolo a causa del cappellino. E però fa effetto terra di mezzo, è un po' elfo. Pensa che volevo fare un po' di intervista col cappello, un po' senza. Puoi fare quello che vuoi, lo sai. Anche tu la vuoi fare, un po' capelli legati e un po' scelto. L'autorinonia. Ma io già lo dissi a Cimo, Cimo, c'ho un po' le orecchie a sventola così, però sono belle le orecchie a sventola. Ma tu lo sai che siamo a metà intervista? Siamo in ritardo? A metà. Devo recitare. No, easy. Vabbè, loro hanno pagato un biglietto. No, non hanno pagato niente, non hanno pagato un biglietto. Al lavoro, Mario! Guarda Mario! No, qualcuno si sta annoiando? No! Losing year. Okay. Ah, chiude la metro? Non preoccupatevi, perché S Magazine paga un Uber per tutti qua. La Divina Commedia nasce per gioco. Sì. Feci questa rima che diceva: per lei sono un poeta, Dantedua, che poi è diventata viene balla con il poeta Dantedua. Perché poeta? Per darmi un tono? No, tutti mi davano del poeta. Ho detto, ma staranno un po' esagerando, però vabbè, dai, ci sta, sono un po' meno superficiale degli altri rapper. Becchiamoci sta botta di poeta. Poeta, Dante, Dantedua. Facile, un gioco. Nel 2020, nuovo anno, nuovo album. In 2020 freestyle. Ma io mica l'avevo preparato l'album. Eh sì, anche perché nel 2019 non c'era lo studio di Chris, cioè non c'è stato per un lungo, non c'è stato per un lungo periodo. Ma ho detto nuovo anno, nuovo album, perché ho detto sicuramente se lo dico a gennaio, cazzo, a novembre sarà pronto. Io ho detto questo. L'avessi mai detto, ragazzi. Ho portato una sfiga che non si era mai vista. Gente che veniva vicino a me si toccava, ho detto questo qua porta sfiga d'estate. Poi ho dimostrato il contrario, grazie a Dio. Anzi, sono in un periodo così gioioso della mia vita che se mi tocchi porto fortuna. Nasce per gioco. Faccio uscire Vita Vera Mixtape. Ok, sfalsiamo subito questo mito. Vita Vera Mixtape non sono gli scarti della Divina Commedia. Ok. È la famosa Pandemia Music di cui ti parlavo prima. Un mixtape concepito in 3 mesi. 3 mesi, non di più, non di meno. Una marea di tracce. Il secondo volume, a livello di marketing, ha spezzato le ali al primo, non serviva, a distanza di una settimana, scelte orribili di marketing, qualcuno avrà gioito dicendo ah, quel coglione insieme al suo fotografo manager fa una scelta... Qualcuno tra i competitor avrà detto questo. Ma che cazzo me ne fregava a me? Eravamo durante la pandemia, tutto valeva. Disco di platino, doppio disco di platino, in distribuzione. Mentre avevo un contratto di cast, primo artista ad avere una distribuzione durante il cast. Non è andato così male. Non abbiamo neanche bene. Fatto videoclip. Mio fratello diventa l'amministratore della mia società. Ah. Sempre per il discorso di coltivare i rapporti e creare un team. Quindi comunque mi fido a una società di merchandising, una società personale che gestisce tutti i miei dischi in distribuzione e gli altri costi che ho nella vita. E la mia partita IVA, quindi comunque organizzati. Arriva la pandemia, faccio Vita Vera Mixtape, i fan più precisi si sono accorti che l'ho fatto molto velocemente. Oggi c'è chi ti dice che è meglio della Divina Commedia, vabbè, ma lì non farei mai felici tutti. E poi comunque la Divina Commedia era appena uscita, quindi quando ho letto questa frase io sapevo che i miei cavalli forti di mezzo erano... Ma oddio, non farò titoli, che poi chi escludo ci rimane male. Ma comunque in Vita Vera ci sono delle belle tracce, devo dire la verità. Chris ha detto prima metà 2021. Sì. Ma in realtà ad agosto 2021 abbiamo fatto 3 canzoni bellissime. Nessuna di queste 3 è nella Divina Commedia. Una, un ritornello che i miei fans, se vengono a sapere che non l'ho messo, mi ammazzano.
perché ha un ritornello che sembra proprio di stare, cioè quel Tedua lì. L'altra è una canzone bellissima che metterò nel paradiso. Ok. E l'altra ancora invece è un pezzo alla Lil TJ, con quel genere lì, dove ho campionato la voce della Pausini nella solitudine. Quant'altro male ti farà la solitudine, col tu bello sul kick, un pezzo bellissimo. Paradiso? Oppure no, non mi hanno liberato il campione, vaffanculo. Ok. Ok. Quindi ad agosto 2021 in realtà abbiamo fatto tre canzoni bellissime che abbiamo cestinato. Il team non era ancora pronto, la comunicazione tra Chris e Dible Shune era ancora acerba. Okay. Sai, comunque anche i produttori devono abbattere il loro ego per lavorare insieme, bisogna un attimo non guardarsi dall'alto verso il basso. C'è stato un grosso lavoro di terapia di gruppo, ma te lo giuro, un grosso lavoro, per creare una vera intesa, che non fosse un'intesa fatta solamente per dire ok, finiamo sto lavoro e facciamo i soldi. È arrivato Giotto, un'altra persona importantissima come lo è stato Dibla, il nostro pianista, che lui fa musicoterapia ed è uno psicologo. E questa cosa mi ha aiutato tantissimo, perché io ho sempre capito che nella musica dovevamo scegliere le sillabe, le parole, le frequenze, i BPM che rispettassero le emozioni di ciò che stessi comunicando io, no? Quindi si forma il team. Secondo me il disco inizia realmente verso novembre-dicembre 2021. Con Malamente? In realtà, se tu pensi bene, Malamente arriva a marzo 2022 circa, vero? Dov'è Cri? O Dibra, o Shune, qualcuno che ha buona memoria? Sono tutti a fumare sigarette. A inizio 2022 arriva Malamente. Ok. E da lì io dico il disco c'è. Però non dovevamo parlare di questo, in effetti. Dovevamo parlare del fatto che sì, La Divina Commedia è stato un titolo pretenzioso. Ok. Io l'ho affrontato con sincerità, con la strafottenza di un rapper che ha fatto l'alberghiero. È da gradassi? Sì. Ho spaccato? Sì. Perché? Perché ti dico questo? Perché fare una Divina Commedia didascalica sarebbe stato banalissimo. Mettermi invece a studiare come un nerd della quinta ginnasio non sarebbe stato essere me stesso. Cioè, la Divina Commedia è piena di a volte esplicite, ma poche, poche. È piena di metafore implicite. In più è il mio percorso individuale, un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. E intraprendere il proprio inferno, purgatorio e paradiso l'ho trovato molto più stimolante e figo di qualsiasi altro approccio, ma soprattutto, ripeto, un approccio sincero. Ci sono stati giorni dove mi sono detto: ma Mario, ma da una stupida punchline sei creato la Divina Commedia, ma chi te l'ha fatto fare? Il concept è più grosso di te. Sì. Quanti giorni sono stati? 2 su 3 anni. Ok. 2 giorni su 3 anni dove ho avuto questa paranoia qua, che ho affrontato capendo come andava affrontata la Divina Commedia, che, ripeto, per me è molto hip hop. Perché sai, di divino, cioè, voglio dire, De André diceva che dopo che ha scritto Dante non può più scrivere nessuno, no? Poi si collegava a un altro discorso, adesso lasciamo stare, però disse anche questo, proprio per far notare il livello di bravura del Dante. Però alla fine io sono uno scrittore e so che lui, in qualità, come ogni scrittore, è stato uno scappato di casa come me, una persona terra a terra, sensibile. A mistificare la Divina Commedia e la letteratura e la musica anche è sempre la critica, a mistificare i film, sì. Ma il regista sta semplicemente facendo un suo percorso, quindi per me è stato molto hip hop come punto di vista, quello di avere la strafottenza di prendere un concept per molti intoccabili. Dopodiché la cosa che mi ha tanto dato una zappa sui piedi è l'attesa e l'hype e le aspettative che si erano create. Però ho delle giustificazioni sincere. L'attesa me la sono perdonata, pensavo fosse un mio difetto, ma era semplicemente una necessità. Tra appunto il fatto che c'era una pandemia e non sarei mai uscito con un prodotto durante una pandemia, perché non potevamo fare neanche un'esperienza come questa e francamente non mi piaceva. L'altra cosa per cui giustifico l'attesa è che non avevo un team che mi permettesse di fare l'album che io pensavo di meritare dal punto di vista qualitativo. Il terzo motivo è che stavo dimenticando l'intenzione, come ti ho detto prima, quindi avrei fatto uscire un disco non al pieno delle mie forze.
E poi invece su quel che riguarda le aspettative sono stato un po' ingenuo, cioè il mio disco il mio gruppo preferito sono i PNL. Nessuno sa più niente di loro. Spariti. Io, mi credi Anto, non mi sono mai posto un giorno il dubbio di farmi un'aspettativa sul loro prossimo progetto. E il giorno che uscirà non mi porrò mai il problema di doverlo paragonare ai vecchi progetti. Cioè io come ascoltatore non ho queste pretese. Io mi godo il presente della musica, consapevole del percorso di un artista. Se non mi piace più non lo ascolto, finisce lì. Sono consapevole che il giudizio che do alla musica dipende da me, perché noi vediamo le cose per come siamo, non per come sono, come ho detto nel pezzo coi Bunker, no? E quindi giustamente tanti ragazzi che non hanno ancora capito questo, che la musica è un riflesso di quello che loro vivono, non è un riflesso di quello che l'artista ti sta dando. Io ho detto, ma non credevo di creare questo casino sulle aspettative, ecco, perché io non sono uno che si fa aspettative. Mi so godere la musica. Allora, queste due cose mi hanno un po' tirato la zappa sui piedi. Però sai che ti dico? Oh, e alla fine è andato tutto bene. Sì. È il mio primo disco che ha tutti i pezzi in top 20, di cui una marea in top 10, per tutti i primi 7-8 giorni dopo l'uscita del disco. Ed è il mio primo disco che ha, 2 settimane dopo l'uscita del disco, ancora 3 pezzi in top 10. Ho sempre detto che la musica non la fanno i numeri. Occhio però, questo era un album che mirava a fare anche dei numeri. E qua ti faccio un altro discorso, perché, cioè, quindi è andato bene, disco d'oro 1 settimana, solo digitale, wow. Senti qua però, io avevo delle responsabilità con la multinazionale, cioè, ho sempre fatto il cazzo che volevo, andata a tempo come volevo, volevo fare musica più fruibile. Non per vantarmi dei platini, perché vi dico un piccolo fun fact, penso di essere uno dei pochi artisti che non ha un disco d'oro di platino in casa. I quadri li ho tutti lasciati così, esattamente come questi vinili, buttati per terra nello scantinato dello studio di Golpe o di Chris Nolan. Non me ne frega niente, non devo vantare nessun successo, faccio musica perché per me è una missione. Però io ci tenevo a fare un album più fruibile e essere un artista mainstream, perché sapevo di meritarmelo. E questo è quello che voglio dire. Nel disco, intro, outro, bagagli, la strofa nel pezzo con Gue, la strofa nel pezzo con Marra, per esempio, questi pezzi mi vengono in mente subito. Sono veramente pezzi dove penso di aver dato quello che i fan cercavano, ok? Quando faccio la hit convenzionale con Sfera o con Lazza, parliamone, quella con Sfera è da club. Io non faccio mai hit da club. Sai quante volte sono andato al club alle 2-3 di notte, ubriaco, mi divertivo a ballare l'hip hop e dicevo, cazzo, ma io non ho i banger che vanno al club. E ho accettato che io non ero un rapper da banger che vanno al club. Non è che puoi fare tutto nella vita, no? Però un po' mi rosicava. Allora chiami Sfera, che è il king dei ritornelli, fai una sessione insieme, ho fatto 2 strofe rap, sembra Smack That, dove lui fa Akon che fa ritornello cantato, io faccio Eminem che rappa. Hai capito? Quindi, dove rappresentiamo comunque il lusso, dove queste 2 tracce convenzionali, commerciali, che non rispettano il concept della Divina Commedia, perché giustamente dico frasi del tipo mi piace quella tipa che muove la colita, ma in realtà rappresentano esattamente quello che io mi aspetto che sia un club infernale all'inferno. Cioè il lusso, i peccati, anche la strofa nel pezzo con Kid Yugi, no? Poi ne parleremo di Kid Yugi, che è stato un fenomeno, io gli prendo il merito di aver avuto la visione. Bravissimo. Nella mia strofa, la mia strofa penso che spicchi per flow e metrica. Ho davvero rappato come un drago. Penso che non facevo un'entrata così su un beat da tanti anni. Forse non l'avevo neanche mai fatta. Elenco in quei pezzi comunque quello che è il lifestyle dell'assenza dei valori in una vita infernale. Quindi occhio anche lì a dire che non ci sono delle metafore. Però ora non entriamo nello specifico. Questo io volevo dire. Oh, far combaciare il marketing con un prodotto di qualità è un valore artistico, ragazzi. Sì. Cioè la gente si pensa che fare delle hit convenzionali che rimangano prima in classifica sia una passeggiata, ma io in questo disco ci tenevo a dare sia le carezze che i pugni, e quindi per me, lasciatemi dire, è motivo di vanto aver fatto un disco che abbia rispettato le dinamiche di marketing, ma anche le dinamiche artistiche qualitative che i miei fan chiedevano. Perché il marketing?
Ma ragazzi, io vendo un prodotto e il prodotto è vittima, ecco cosa mi ero dimenticato di dire, il prodotto è vittima delle dinamiche di mercato. Le dinamiche di mercato sono vittima della richiesta, del pubblico, della massa. Quindi è anche colpa del pubblico, non è colpa degli artisti. La passione che mi ha... avevo una passione e speravo mi cambiasse la vita. Dopo che ti cambia la vita, la tua passione diventa un lavoro. Questo è l'inferno. Perché il lavoro è vittima, è succube più che vittima, di dinamiche di mercato, essendo che tu vendi un prodotto. Ed era troppo facile fare l'anticonvenzionale che fa roba sofisticata fino a se stessa e non rispettare queste dinamiche. Quando hai il potenziale di essere fruibile, di fare musica anche commerciale nel senso commerciabile. E quindi io ho deciso di... quindi per me questo era un inferno. Perché nel fare musica per lavoro e nel dover rispettare dei compromessi, tu finisce che non sai più chi sei e che cosa vuoi. Solito discorso, la consapevolezza mi ha salvato nel capire chi fossi, nel capire cosa volevo dare e nell'aiutarmi a rispettare questi compromessi, perché comunque vuoi o non vuoi, io sono un lavoratore e questo è il mio lavoro, fare musica, impacchettarla a forma di prodotto e far sì che venga venduta. Ecco, come diceva De André, il mio mestiere è fare musica, è quello di altri venderla. Ma nel 2023 non è più così. Nel 2023 ho imparato che un grande artista sa anche essere un gran venditore della propria musica e un grande manager di se stesso. Sì. Allora, voglio chiederti... Posso dire l'ultima cosa? Sì. Secondo me adesso spaccherò di più. Adesso, come al solito, faccio delle dichiarazioni. Perché... perché comunque io sono rinato solamente da quando Skinny mi ha chiamato e mi ha detto di guardare Kanye West. Volevo dirti questo. Fammi la domanda, scusami. No, io volevo dirti proprio questo. No, tu mi hai scritto, mi scrivi... Un giorno Skinny mi chiama e mi dice guardati il documentario di Kanye perché nel suo modo di essere io ci rivedo qualcosa che c'è in te. No? Allora, ovvio che adesso verremo molto iterati. Modo da chi di essere. Da chi mi sottostima verremo molto iterati. Dovute proporzioni... Ovviamente. Devo respirare, che mi ha detto è molto importante, mi ha messo di canto che respiro mentre... a me mi piace dire che ero in mezzo al mare, non vedevo terra. Passava il tempo, insomma l'attesa, le aspettative, il disco non era pronto, erano già passati 2 anni dal 2020. Io che mi ossessionavo di cose che mi davano solo negatività al di fuori della musica. Quando ho visto questo documentario ho ritrovato tutta la voglia, la passione, l'energia di fare musica, ma soprattutto di credere nel proprio progetto e portarlo a termine. Quando a maggio 2022 ho potuto viaggiare per andare in America... Ok ragazzi, yeah. La mamma, se la mamma rispondi, no? Chi è? Fidanzato? La pillola? A maggio, e pensa che non ho fumato a sto giro, pensavo fosse colpa del cane, no, sono fatto così. A maggio ritorni a vivere? È delicata come cosa, a maggio ritorno a vivere. Io a maggio, mi è piaciuto, ecco, complimenti alla recensione a voce che mi ha fatto il ragazzo che lavora per Alessandro. Voi. Sì, per S Magazine. Grande. Mi ha quasi commosso, ha capito tantissimo e la cosa che voglio citare è questa, quando lui ha detto che io avevo perso il mio entusiasmo, e l'ho completamente ritrovato. Siccome io ho ritrovato il mio entusiasmo a maggio 2022 e il disco è uscito a fine maggio 2023, è solo da un anno che io sono tornato ad essere entusiasta come persona e come artista. Quindi secondo me ora avrò la possibilità di dare ancora il meglio di me e fare ancora meglio. A, perché sono in continua gavetta, B, perché sono ambizioso, C, perché sono tornato confidente con i miei poteri e sono più consapevole. E per quanto, ripeto, possa sembrare una cazzata, ma io nel 2020-21 e fino alla metà del 2022 ho sofferto così tanto da perdere il mio entusiasmo. Sempre sull'entusiasmo e quello che ti sta succedendo adesso, ti chiedo questa cosa. Quali sono i brani
che hai scritto, no? Pensando al nuovo pubblico. Tutti e nessuno. E questa domanda l'avevo ricevuta in anticipo, no? E ho pensato, tutti e nessuno. Ma in realtà no, al nuovo pubblico... Tutti e nessuno. Sono tutti iscritti per raggiungere un nuovo pubblico, ma nessuno lo è veramente. Ed è il motivo per cui, per quanto io abbia lavorato sul metodo, non riuscissi mai a snaturarmi o a fare pop becero o allinearmi a quella che è la ricetta della musica convenzionale nel nostro paese. Cioè, per esempio, per me una hit è Angelo all'inferno, però non è una hit che rispetta i canoni radiofonici, però per me è gigantesca. Cioè, in quel pezzo lì c'è l'influenza degli Evanescence, dei Linkin Park. Abbiamo campionato lo stesso campione del pezzo di Jay-Z e Frank Ocean. Ci siamo ispirati alle chitarre di un pezzo di Friday. Io ho rappato su un beat alla Salmo, che non mi si è mai vista fare sta cosa. Salmo ha fatto una strofa incredibile. Quello è un pezzo scritto per arrivare agli altri, non credo. Cioè, per il nuovo pubblico, non credo. Il pezzo con Sfera, un pezzo per il nuovo pubblico, ma non avrei fatto delle strofe così rap. Ti chiedo questa cosa, ti va di parlare d'amore? Ci tocca come ogni intervista. In realtà non mi va assolutamente, perché poi creo veramente dei video TikTok virali incredibili. Però facciamolo, ragazzi, parliamo di amore. Ok, vai. Ok, allora io... Questo, posso dirtela sta cosa in face? Questi comunque sono i tuoi piccoli momenti Canale 5. Sì. Ok. Te lo ricordi il cioè? Sì, me lo ricordo benissimo. Ecco, lasciati fare sta frecciatina. Questi sono i miei momenti TikTok. Va no? Bene, facciamoli. Adesso qui la gente... Convenzionali? Bravissimo, la gente catterà e... Andiamo. Allora, io ti voglio far leggere una cosa e poi una volta che l'hai letta mi racconti quello che hai appena scritto. Te la faccio leggere, poi tu la saprai a memoria, ma... Foglio 1, foglio 2. Ah, è vero. Ok. Sarebbe peso, sei andato oltre. So che dopo avremo altre domande, ci sfogheremo di più lì. Senti qua. Mi scuso per quando ho frenato arrabbiato e l'ho fatta scendere dall'auto strafatta. Ti ho detto esci di casa, ma pioveva ed era notte tarda. Mi sento Barlow degli Arcade Boys quando faccio che salutiamo. Chi è che ha capito, vero? Salutiamo i ragazzi. Tu piangevi solo a piedi, impara per la 90. Impara per la 90, a parte che la paura fa 90. La 90, proprio che tu cacci via la tua tipa e dici, mo te ne torni a casa da sola. Ma poi la ragazza poverina deve piarsi la 90, che è brutta da prendere da sola quando piove. Tornavo quindi disperato a prenderti per darti un passaggio, anche ferendomi, rendendomi un bastardo. Non ho saputo arrendermi, ti avrei voluto al mio fianco, ti avrei lasciato l'ultima scialuppa di salvataggio. Scusa ancora, se ti ho lasciato. Questa è, ragazzi, è delicatissimo quello che mi hai fatto leggere. Una relazione con una persona molto speciale che ha avuto problemi di tossicodipendenza. E non starò qua a spettacolizzare i cazzi miei. Perché ti citerò De André. Vai. Reputo. Tommy mi ha consigliato di farlo senza spocchia. Ti prego, non ti arrabbiare, non ce l'ho con te. Però questa. Poi se esce brutta la cattiamo. Ma reputo superfluo dare delle spiegazioni alle mie canzoni o spiegarti come sono nate. Cioè, ti posso spiegare che Bagagli l'ho fatta in freestyle, certo, che ho visto Diba al pianoforte, ma non mi piace spiegarti l'emozione che ho provato e che mi ha suscitato queste cose, perché è la musica che deve parlare, non è l'artista che deve parlare di musica. Quindi questa te la bypasso, scusami. Va benissimo, va benissimo. Ok, voglio chiederti... Siamo tutti d'accordo su spettacolizzare? Spettacolarizzare. Ecco, le vedi? Queste qua sono le mie cadute di stile che mi fanno sottostimare dal pubblico e mi danno di uno che vuole ma ostentare. Ma sei umano? No, non sono umano. umano. Cioè, io non voglio ostentare cultura quando sbaglio questi verbi, ragazzi. Fai un passo indietro che sei fuori dalla luce. Scusate. Ok. Io non voglio ostentare cultura, faccio questa gaffe. Mario, ma tu sei... Ma perché intanto faccio il rapper, il mio cervello ragiona ad incastri e a parole, cioè da quando sono un bambino. E questo è il frutto dell'alberghiero, del mancato classicista che però ha fatto l'alberghiero. Questo è il frutto di chi è cresciuto in piazza con laureati e portuali. Questo pressapochismo qui, questi errori qua. Ma non c'è niente di male, no? No, c'è molto di male se vuoi diventare... beh, certo, ma scusami un attimo, posso fare queste gaffe così pazzesche? Allora, se io non so pronunciare una parola, tanto vale non pronunciarla.
è che io so il concetto di quella parola. La sbaglio perché in quel caso ho avuto una lacuna culturale. Però vedi, ecco, c'è chi apprezza la spontaneità di questo mio errore, c'è chi sottostimerà questo mio errore e c'è chi invece sovrastimerà la mia parlantina non badando al fatto che faccio questi errori. Andiamo avanti con l'amore. Allora, Dante Beatrice non rivela mai i suoi sentimenti, no? Ti chiedo questa cosa. Tu non pensi che se amiamo qualcuno dovremmo dirglielo? Qua ti rispondo secco. Dai, io penso che se amiamo qualcuno dobbiamo dimostrarglielo. Anche perché se lo dici lascia il tempo che trova, voglio dire, no? Mentre i gesti rimangono per sempre. Chiudiamo. Non mi sovrastimare. Chiudiamo con l'amore. Scherzo. No, vai. No, sì. Mi sto scaldando. No, io... Però qui voglio una risposta esaustiva, eh. Sì. Proprio prendi tutto il tempo che vuoi. Sì. Come facciamo a sapere se qualcuno è innamorato di noi? Ti racconto un aneddoto che mi ha raccontato quello che è stato un po' il padre che mi è sempre mancato, no? Che è il papà di Dream, mio fratello acquisito, dico acquisito perché ne ho uno di sangue, quindi che fa il medico, che è stata questa famiglia che insomma mi ha accolto in casa sua e mi fa il più stretti già san tutto, evitiamo di... Pino mi racconta questo, di lui e sua moglie. Ho capito che Paola era quella giusta, perché una volta l'ho dovuta raggiungere su una salita, una collina molto alta, sai che in Liguria ci sono questi sali e scendi, e dopo questi 20 minuti di cammino sono arrivato da lei stremato. La prima cosa che lei ha fatto è una piccolezza, ma è super dolce, è asciugarmi il sudore per la paura che io potessi ammalarmi. Allora, queste cose mi fanno capire che qualcuno è innamorato di me. Penso di essere stato esaustivo. Abbastanza esaustivo. È molto delicato, ma è molto profondo, capito? Prendersi cura di un'altra persona ti fa capire che quella persona è innamorata di te. Tutto il resto probabilmente lo si fa sempre per scopi personali, per colmare. Cioè, insomma, sai, l'amore, per quanto sembri di coppia, a volte è un rapporto individuale fra due persone che fanno una società, nella più pessimistica delle ipotesi. Ma prendersi cura di un'altra persona è amare veramente. Grazie. Togliere il sudore, capito? Il concetto è togliere il sudore. A volte, Mario, l'amore lo riceviamo in varie forme, no? No? Il successo di Brescia, che per me io ci vedo un gesto d'amore, perché ti ha dato forza, immagino. Sì. No? Sì. Quanto ti ha aiutato il successo di Brescia? Allora, il successo di Andre mi ha reso felicissimo, mi ha fatto capire che eravamo una squadra davvero di persone forti, come ho sempre creduto. Sempre detto. Sono felice perché sono stato il primo. Allora, io non guadagno niente su Brescia, niente. Non voglio guadagnare neanche un euro. In tante dinamiche di rap e di etichette, tanti rapper lo avrebbero trattato a mascotte, perché comunque ho sempre investito su di lui, nel senso che parlo bene delle sue doti, delle sue qualità dal 2016, no? Come ne parlavo bene di Vaz, di Ircomi, di Disme e di tutti gli altri. È l'amico con cui ho mai avuto conflitti di interesse. È l'amico divenuto collega con cui non ho mai avuto conflitti di interesse, perché la nostra amicizia va davvero oltre ogni cosa, soprattutto la nostra intesa e la nostra ironia. Mi ha stimolato tanto perché ero dentro un parco giochi, ma ero da solo sulle giostre. E poi quando andavamo in vacanza dovevo pagare io per lui e per Sonny gli alberghi, e lui era troppo umile, gli dava un fastidio assoluto. Adesso quando andiamo in vacanza con i nostri amici facciamo a metà io e Brescia, perché noi, e questa cosa anche è stata divertente, un piccolo fun fact. Mi ha reso orgoglioso, e fiero di lui, e io penso di essermi anche indirettamente messo da parte. Nel periodo più difficile per me, per la mia carriera, lui ha trovato il suo spazio, e ora che è il mio momento, lui è nelle retrovie a fare il suo prossimo album, e finché rispetteremo anche questo ritmo non ci pesteremo mai i piedi. Questa è il momento Canale 5.
Avete mai pensato di fare un album insieme? Sì. Sì, un EP. Ok. Allora, il purgatorio, ci sono cose che vuoi dire? No, ci siamo persi qualcosa? Una certa quale scaletta è andata tutta... Siete stati bravi però, non hai detto tante delle cose che... Sì. Volevo chiederti questa cosa sul purgatorio. Vai, poi... chiedimi tutto, mi sto scaldando adesso. Fantastico. Il purgatorio ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento. Tedua, espiazioni da quali peccati? Su cosa rifletti molto? E invece di cosa ti penti? Rifletto molto sui miei limiti. Mi pento per ogni carpe diem che non ho saputo cogliere nella mia vita. Espiazione da quali peccati? Ma da tutti quelli che ti fanno pensare di avere un conto in sospeso con la tua coscienza. Elencarteli mi sembra un po' didascalico anche in questo caso. Nell'outro puoi trovarne alcuni. A proposito di outro, vediamo questa citazione. Vuoi leggere tu? Perché c'è chi artista lo fa, c'è chi artista lo è. La tesa in purgatorio ci ha stremati, ma siete cresciuti e io sono cresciuto con voi. Grazie per la fiducia, ora mi spetta il paradiso. Tutti dobbiamo ambire al paradiso. Possiamo ambire al paradiso. Allora, vedi, io faccio sempre questo discorso divertente sul fatto che l'ambizione è comunque soggettiva. Non è giusto che tutte le persone si logorino il fegato appresso all'ambizione. Però ecco, dovremmo sì ambire tutti al paradiso, che non è la perfezione, che non esiste, ma è l'equilibrio ed è la consapevolezza di sé. Tutto ritorna sempre alla consapevolezza. Perché una persona consapevole è in pace con se stesso, esattamente che la pace è l'emozione che io mi aspetto che si viva nel paradiso. Una persona che è consapevole è in grado di raggiungere i propri obiettivi e quindi essere soddisfatta con se stessa. E questo è importante. Domanda che ho fatto anche prima. Quanto dobbiamo aspettare per il paradiso? Ma ragazzi, io vorrei uscire a novembre, non so se ce la faccio. Farò il possibile per uscire a novembre. Oh. Quindi sarà un'estate a lavorare al disco oppure? Sì, allora, il paradiso è questo. Il paradiso è aver superato la crisi dei 30, non dei 30 anni, perché nell'inferno non ti ho citato anche questo nel 2020. Io ho avuto la crisi dei 30 anni con 3 anni d'anticipo, cioè me la sono fatta a 27 anni. Mi sono fatto le paranoie di essere cresciuto, di essere in imbarazzo riguardandomi a 22-24 anni, così come un ventenne in imbarazzo ripensando a quanto ero ingenuo a 15-16, no? A 27 anni mi sono reso conto che stavo crescendo e avevo paura, tra l'altro, di non poter immortalare le mie doti a causa della pandemia e di ritrovarmi da un giorno all'altro vecchio. Poi ho capito che non ero vecchio per niente, che vecchio è uno stato mentale quando si fa musica. Quindi ho superato la crisi dei 30 anni. E ora perché non lo potevo scrivere prima. Perché adesso io mi sento in equilibrio, più sicuro di me, più consapevole, più realizzato. E soprattutto sono passati un anno e mezzo, quasi due, da quel blocco, dal lockdown. E quindi ho ripreso a carburare, vado dritto. E ho tanta voglia di fare bene con la musica e ti dirò di più, ho anche voglia, non so se ci riuscirò, vedremo. Così evito di dire cose che magari non mantengo, di solito lo faccio sempre. Però ecco, ho voglia di impegnarmi anche nel mondo del cinema. Infatti ora ho un actor coach, ho la gente, perché a me fa impazzire. Perché nel cinema c'è la sceneggiatura, quindi la scrittura, i dialoghi. C'è la direzione della fotografia, quindi comunque l'immagine, la foto. Ci sono i costumi. Quindi i sarti, il mondo fashion, della moda, mettiamo così, poi non si usano brand, ecco. C'è il mondo della musica, le colonne sonore. E questa roba è arte a 360. E io vorrei tanto che in Italia Roma e Milano comunicassero maggiormente, come il mondo di Hollywood comunica col mondo delle star, del pop, perché l'arte è a Roma. Però ragazzi, il lavoro è a Milano. Sì.
E secondo me dovrebbero comunicare di più questi due mondi, perché sai, andare al cinema e vedere le sale vuote, se ci pensi è un po' incredibile, perché andare al cinema è figo come andare a un concerto. Va bene Netflix e tutte le comodità del caso del tecno intrattenimento, però non ha senso, non me la bevo che solamente perché è il 2023 la gente non vada più al cinema. È così bello vedere un film, è così bello produrlo, è così bello lavorarci. E quindi confido che il cinema italiano torni al successo degli albori, come ho detto nel pezzo con Gue Pequeno, e che raggiunga un grado mainstream come la musica è riuscita negli ultimi 5 anni a raggiungerlo in Italia. Allora, nell'ultimo verso del Paradiso, Dante definisce Dio così: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Dio, che cos'è per te? Dio per me è all'interno di ognuno di noi. Noi siamo Dio. Tu sei Dio, io sono Dio. Credo ancora nel discorso che ti feci sulla coscienza collettiva. Io non posso stare qua a fare pressapochista e parlarti di fisica quantistica, entropia, principio della termodinamica. Ti dico che però credo che Dio è all'interno di noi e che per raggiungere Dio bisogna comunicare all'interno di noi, bisogna comunicare con la nostra coscienza, che è la cosa più magica e astratta che c'è all'interno di un mondo fatto di metodo scientifico e regole e leggi, come è giusto che sia, perché sai, sono gli architetti che tengono in piedi i palazzi oltre ai muratori che li costruiscono, quindi la vita è fatta di parametri tecnici, però la coscienza come la spieghi? C'è qualcosa di astratto e di magico in questa vita, quindi Dio è all'interno di noi. Dio è la nostra coscienza. La coscienza ha connessione con sé. Cioè, tu sei connesso alla tua coscienza tramite la consapevolezza. Torniamo sempre a lì, per quello ci tenevo a dare questo messaggio a tutti. Quindi credo che Dio sia il rapporto tra consapevolezza e coscienza dentro a ognuno di noi. Ti faccio vedere una foto. Hai postato questa foto... In didascalia hai scritto... Sembra un baccalà. Non hai scritto così. Hai scritto la Divina Commedia e Disco d'Oro in una settimana. In realtà in meno tempo di una settimana, però l'abbiamo dovuto postare solo lunedì. Vabbè, la domanda qual è? No, la domanda arrivava, ma tu sei... È un'affermazione. Hai postato questa foto e hai scritto questo. No, ti chiedevo. Quando arriverai in cima, che cosa ti aspetti che accada? Che cosa ti auguri che accada? Devi sapere che io faccio uscire i dischi senza aspettarmi niente. No, vedi, noi non abbiamo degli obiettivi, che okay. Di solito nei business plan ci sono. Cioè diamoci un tetto, diamoci un obiettivo. Non ho obiettivi. Magari Umberto se ne occupa e non me lo dice, sicuramente se ne occupano e non me lo dicono. Io non ho obiettivi. Che cosa mi devo aspettare? Non mi aspetto di... Cioè io non mi aspettavo neanche di voler fare disco d'oro in una settimana, o in 3 giorni, o quello che è. Nel senso che... Hai fatto in 3 giorni? No, 5. In 3 era troppo. Con un applauso. No, vabbè. Cioè, l'unica cosa che mi aspetto è che ci sia una crescita rispetto al prodotto precedente. Sì. Quindi rispetto a Vita Vera e Mowgli c'è stata una crescita. Ma aspetto, mi viene sempre da fare le metafore. Tu dici quando arrivi in cima, mi aspetto che non ci sia una frana, mi aspetto che non faccia freddo, mi aspetto che starò bene e che sarò in grado di godermi l'orticello che mi sono fatto con i miei pomodori, i miei limoni, e di avere una partner al mio fianco che mi voglia bene. Mi aspetto di non vivere nel rimpianto, nel rancore, e mi aspetto di riuscire sempre a dedicarmi alle persone a cui voglio bene senza chiudermi troppo nell'egoismo e nella rincorsa del proprio percorso, perché comunque si nasce e muore soli in una vita, in una ricerca spirituale che è comunque individuale, seppure le nostre energie siano tutte connesse. Mi sa che nella prima intervista che abbiamo fatto abbiamo finito in maniera simile, mi sa, che parlavamo di vita, di futuro. Perché sono sempre le solite domande del cazzo. No, sempre il solito discorso di filosofia annessa alla fisica quantistica. A sto punto tanto vale che mi prendo un master e vado a studiare realmente queste cose bene, così ne posso parlare nel migliore dei modi, ok?
Io ti ho preso un regalo che io devi sapere, io sono un amante di anime e manga. E Gonagai ha scritto... Ah, ce l'hai già? Sì. Porca puttana. Porca. Non potevo non essere sincero, però parliamone e ti dirò di più. Vai. Io prendo il tuo regalo e il mio lo regalo a una persona a me cara. Devi sapere che in questi 3 anni mi sono riempito la casa di libri della Divina Commedia. Immagina, sì, non ci ho pensato. Riempito, credi, mia mamma ride perché ne ha viste di ogni forma, tipo. E comunque il mio preferito è quello di Dorea. Però parliamone, mi stavi dicendo? No, no, che ho preso questa cosa e volevo regalartela. Grazie mille. Niente, volevo dirti questa cosa qui. Grazie. Grazie di te. Allora, Mario, biscotto della fortuna. Vai. Puoi anche non mangiarlo, spezziamo e vediamo cosa c'è dentro. Vai, cosa dice? La felicità è una famiglia unita e amici veri. Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Il mio dice presto raggiungerai la perfezione. La perfezione addirittura? Vuol dire che ti aspetta il paradiso? Mi aspetta il paradiso. Prima abbiamo detto che è equilibrio e non perfezione. Chissà cosa intendono con perfezione. Non lo so. Non lo so. Volevo chiederti questa cosa. Per chiudere. Ho sciolto i capelli per dare un look diverso. Per chiudere. È un mezzo fuori programma. Capisci tu se vuoi rispondere oppure no? Volentieri, amo. Allora, volevo dirti questa cosa. Escono le nostre interviste, solitamente c'è, no? Il commento di tutti, eccetera, eccetera. E la gente si fa un'idea. Tu ora sei in un momento felice. C'è qualcosa che vorresti dire riguardo a questa cosa? Cioè, comunque tu hai passato l'inferno, il purgatorio, e ora sei in paradiso. Hai fatto un disco che... Sono alle porte del paradiso. Ok, sei alle porte del paradiso. Hai fatto un disco che ha avuto successo, hai rappato fuori tempo, hai avuto successo, hai fatto dei tour importanti. C'è qualcosa che vuoi dire in relazione a questa cosa? Cioè, sei la manifestazione del fatto che tu sei una persona che ha avuto successo usando la pancia e ora la testa, no? Permettimi questa cosa. Giusto, giustissimo. Ok. C'è qualcosa che vuoi dire in relazione a questa cosa? Per chiudere. È quello che dico sempre, oramai lo dico dal 2018. Che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza. No. E occhio! Chi mi sottostima pensa che questa frase io l'ho trovata in uno di questi biscotti. Ma io ci credo così tanto alle frasi che dico, perché a me hanno aiutato tantissimo a realizzare i miei progetti. E non posso credere che io sono un baciato dalla fortuna e basta. Un predestinato che parlo, che faccio questa retorica dell'impegno, della consapevolezza solo perché è facile farla. No, io sono stato uno di voi. Me li ricordo benissimo quei giorni. Io mi sono impegnato tantissimo. E credimi, tutto questo rapporto fra umiltà, consapevolezza, forza di volontà, autocritica... Cazzo, è la chiave del successo, rincorrere se stessi. E tanti rapper non riescono ad avere davvero successo perché ancora hanno il film in testa e sono dei wannabe. E quindi spaccano, ma la loro coscienza sente che c'è un filtro che sta mascherando la loro vera essenza. Ed è giusto perché anch'io mi sono fatto il film in testa, soprattutto nel rap che va da 18 ai 24 anni. Quando sei così tanto nel tuo trip, no? Ma enfatizzare una realtà che non ti appartiene per rispettare un ego trip è una cosa che va contro la consapevolezza che è in comunicazione con la tua coscienza e questo non ti farà mai ottenere ciò che desideri realmente. Sempre per il discorso che se non sai chi sei, la legge dell'attrazione non funziona. Ragazzi, questa è roba importante, profonda. Grazie. Grazie Mario. Prendi gli applausi. Grazie a tutti ragazzi, spero che vi siate divertiti, fatti abbracciare Anto. Grazie. Grazie. Grazie dell'attesa ragazzi, grazie del bene che mi portate, che mi volete. Ci vediamo al Forum d'Assago.